Com'è composto il tessuto cerebrale? Quali sono e come sono le cellule che popolano il cervello? A questa domanda si è cercato di rispondere per lungo tempo, ma ogni volta che si osservava un campione di cervello al microscopio risultava sempre un groviglio confuso di fibre e corpi cellulari. Tale immagine confusa era causata da un metodo di colorazione sbagliato utilizzato dagli scienziati. Infatti il cervello è composto per lo più da acqua e se viene osservato al microscopio risulta in sostanza incolore. Ecco perché per poterlo analizzare a livello di tessuto cerebrale è necessario tingerlo con delle sostanze coloranti. Il problema che si era riscontrato era dovuto all'utilizzo di coloranti poco efficaci, in quanto coloravano la maggior parte delle cellule, ma essendo la densità cellulare del cervello molto elevata, diventava praticamente impossibile evidenziare le singole unità cellulari. Tutto questo finché nel 1873 il medico italiano Camillo Golgi inventa un metodo di colorazione più efficace. Golgi si era laureato in medicina con una tesi discussa insieme a Cesare Lombroso. Lombroso è stato uno psichiatra e antropologo italiano, famoso per aver sposato le teorie della frenologia, teoria secondo la quale ogni funzione psichica avrebbe una sua localizzazione nel cervello e sarebbe evidenziata da determinate conformazioni del cranio. Lombroso, in accordo con tale teoria, sosteneva che i criminali possedessero determinate forme craniche particolari. Golgi non credeva alle teorie frenologiche, peraltro completamente pseudoscientifiche, ma si interessava molto allo studio del cervello. È durante i suoi studi che scopre la cosiddetta reazione nera. Per studiare i campioni di cervello usa come colorante il cromato d'argento, capace di rendere ben visibile al microscopio la struttura delle cellule del sistema nervoso, in quanto tale metodo consentiva di colorare a caso un numero limitato di cellule, ma quei pochi neuroni risultavano completamente colorati e quindi ben visibili nelle loro strutture. Questo metodo diede la possibilità al neuroscienziato Santiago Ramón y Cajal di costruire la sua importantissima ipotesi circa la natura del tessuto cellulare. Cajal era figlio di un medico, da bambino era stato apprendista barbiere e ciabattino, ma il suo carattere ribelle lo spinse a inseguire il sogno di diventare un artista. Era infatti anche un bravissimo disegnatore, oltre che un appassionato di fotografia. Fu il padre a spingerlo a studiare medicina. Prima si arruolò nell'esercito durante la guerra di Cuba e una volta tornato a casa decide di comprare il suo primo microscopio. Il suo enorme lavoro rivoluzionario rimase per lo più sconosciuto e venne apprezzato solo in seguito grazie alla traduzione operata da un anatomista e fisiologo svizzero, che permise così alla comunità scientifica di venirne a conoscere. Vediamo il confronto tra le due teorie. Mentre Golgi riteneva che i neuroni fossero un tessuto continuo, senza separazioni, Cajal ebbe il grande merito di scoprire come i neuroni non fossero collegati gli uni agli altri, ma costituissero unità distinte. Cioè tra i neuroni non c'è continuità, come sosteneva Golgi, ma contiguità. Infatti tra ogni neurone è presente uno spazio vuoto, che oggi chiamiamo sinapsi. Gli importanti contributi dati allo studio sul cervello valsero ad entrambi il premio Nobel per la medicina nel 1906. La difficoltà nel provare la teoria di Cajal consisteva principalmente nel fatto che non esistessero microscopi sufficientemente potenti a individuare le sinapsi, cioè lo spazio vuoto tra due neuroni connessi. Cajal aveva però intuito la loro esistenza prima ancora di osservarle e le aveva battezzate baci protoplasmatici. Sarà solo negli anni 50, con i microscopi elettronici, che si poterono finalmente osservare queste strutture e queste osservazioni confermarono la tesi di Cajal. La maggior parte dei neuroni del cervello si connette tramite sinapsi chimiche, che consentono il passaggio di neurotrasmettitori, i componenti del linguaggio dei neuroni. Tuttavia esiste anche un numero nettamente inferiore di collegamenti continui tra i neuroni, così come li suggeriva Golgi, dove non sono necessari i componenti chimici, i neurotrasmettitori, per mettere in comunicazione i neuroni, ma è sufficiente un impulso elettrico. Tali sinapsi, appunto più rare, prendono il nome di sinapsi elettriche, differenziandosi da quelle chimiche per la mancanza della trasmissione di particelle.